Vamos. A ti, Pavlos. A ti, Pavlo. Proprio lui. On the play. Qua abbiamo uno che gioca a 61 carte. Potrebbe essere un buon segno. Chippo. Allora, partiamo con questa, così possiamo fare... Sì. Incantesimi, incantesimi, interessante. Interessante, sì. Me la tengo la terra, questa no. Vai. Allora, questo ci piace. Due bottarelle si danno. Abbiamo doppio removal al turno dopo se ci gira, eh. Abbiamo doppio removal e disastri vari. Oh, prendo. Ma un po' di danni in due turni li facciamo qua. Già. Depopulate. Non voglio rischiare un altro Depopulate. Comunque è assurdo che gioca Depopulate incantesimo. Mi sa che i muri sono caduti, eh. Esatto. Una frenzy io ce la vorrei mettere in realtà. Possiamo togliere un frontliner. Per il resto non è che me ne frega troppo. Io qui devo fare la mia partita. Cioè questa... Sì, cioè... Togliere, distruggere qualche incantesimo potrebbe essere utile. Forse Ward Leader non è il suo matchup. Per la call, boh. No, questo non si... Beh, oddio. Beh, abbiamo una... Cioè, il problema è questo.
Io provo a tenerla questa, anche se, boh, solo perché siamo un D-draw e comunque abbiamo quattro pezzi, perché il cavaliere. Beh, la terra ci ha premiato. Audacity, mi dici tu, eh? Tanto facciamo così, va. Questo dobbiamo toglierlo. Si prende. Devo togliere comunque lui. Attacchiamo, non mi vedo messo benissimo. Decisamente. Però va anche detto che un po' di blocchi ci sono adesso qui. Se top deckiamo per caso il tizio che dà rapidità. Niente, mi sa che non va benissimo. No, Michiko 9-7 e Lethal. Sì. G3. G3 Beh, abbiamo tenuto un deplay, figurati un D-draw. Grotto, questo facciamo umano. Sappiamo che ha depopulate. Secondo me no. Questo va tolto. Questo va tolto per forza adesso. Vai.
5, 6, 7. Questo non bene. Beh, attacco così. Questi si rigonfiano. Non ho il mana per depopulate. Questo lo posso praticamente non lethal, però. Ossification lethal. Reflowers. No. Questa è perfetta teoricamente. Vediamo se non ha scartini o cose varie. Se non ha scartini, questa è perfetta. Control, eh. Rischiamo counter su. Vabbè. Vediamo. Poi rischiamo counter. Proviamo, ma rischiamo counter. No. E allora. Beh, ok, faccio così. Esatto, cioè qui era Terra Lethal, letteralmente Terra Lethal qui. Allora è un control lui, quindi Golbakan sicuramente. Forge ce la metto. Caso ne abbassiamo un paio. Abbassiamo un paio di casi. Oddio no, potrebbe avere temporary lockdown lui, eh. Facciamo così, va. Potrebbe avere temporary lockdown. Mettiamo i Destroy Evil. Sicuramente lui mette temporary lockdown, quindi. Penso sia certo. Comunque sto mazzo c'ha delle partenze proprio god. Non da standard, cioè la partenza turno 2 cavalieri non è da standard. Cioè se si becca quella partenza lì è un qualcosa di folle. La facciamo. Fa artefatto? Grande. Va bene. Non c'è il blu. Io qua metto questa. Se ci dovesse fare depopulate, vabbè, sti cazzi. Se non ci fa però depopulate e ci fa temporary lockdown, ce li prendiamo tutti. Lui cerca ovviamente la terra blu. Vediamo che fa. Niente.
Non ha senso non farlo, secondo me. Se fa counter l'ha fatto. Vabbè, lui adesso ovviamente potrebbe fare lockdown in caso. No, pesca, ok. Deve togliere questa. La toglie dopo. No, niente. Direi che può essere un keep. Sì. World leader, cose, sì. Interessante. Uno attacchiamo a sto punto. E anche questa. Vai. Non penso giochi bratte sto mazzo, scheletri, non credo. Spero di no, se l'abbiamo perso. Ah, vabbè, no, non ci frega niente. Non ce ne frega nulla. Già. Allora, questi, cioè, non so. No, non ha senso mettere in festività. Mi ricordo, potrebbe avere anche Tiny Bones, però adesso sembra eccessivo. Non so che mazzo sia, non ne ho idea. Forse lo ignoro. E forse è meglio così, ignoriamolo e basta. Facciamo proprio... Metto la mono invasione di Golbakan per così, per scrupolo. Che la mono frenzy, ma no, in realtà nemmeno, cioè così. Non so che mazzo ha. Oh, fai sapere come si evolve la situazione, mi raccomando. Se non ha vratte, può fare pure tutto lo sciame che vuole, ma stiamo avanti noi, secondo me. Ok. È questo scheletro, è perso contro questo. Proprio lui, B-God, B-God. Vediamo. Ci proviamo. Ma questo è tipo un mazzo che aveva fatto Delmo, se non mi ricordo male.
Questi li posso prendere. Dai! Vediamo. Ah, on the play abbiamo vinto, cioè no, G1 on the draw abbiamo vinto. Adesso siamo G2 on the draw e penso che abbiamo perso. Questa cos'è che fa? Ok, fa casino questa. Devo bloccare, no? Devo bloccare qui. Si attacca con tutto, devo bloccare. No, a removal. Ok. Allora, finché questi affari non tramplano, fammi leggere che fa questo. Rischiare contro all'inizio del tuo end step. Se hai fatto descending, puoi pagare una vita. Ok, del tuo end step, però. Ok. All'end step. Io ho paura. Non posso attaccare con tutto. Come con questo. Oh yes, buonasera, buonasera caro. Ok. Siamo vivi. Disse nessuno. Questo a minacciare, no? Oh, i blocchi ce li ho. Ok, ha fatto descendere, può riprendersi in mano questo. Però non tramplano, quindi, cioè... Questo attacca. Ok, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cazzo per uno. Aspetta, no, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Lethal. Dovrebbe essere Lethal, no? Ho contato male sicuro. Non credo di aver contato male. Esatto.
Non ho contato male. Secondo 3-0 di fila, va. E mi pare un buon affare, diciamo. Mi pare tuttavia un buon affare. 18 buste, 1000 gold, un buon affare. Sì, chi? Vediamo. Diciamo che già fare 2 se hai pagato una bustina 500 gold. Da 3 in su è proprio... Ah, vedi, vedi. Abbiamo come toglierlo questo prima o poi. Non è adesso che avverrà, però. Quando non blocca lui, mica è scemo. Io lo toglierei volentieri questo, dico la verità. Infatti non blocco. Va bene. Non può farsi però il coso rosso, non può riprendersi così subito. Ciao Borco, buonasera caro. Ok. Questo non ci fermerà, lo sai? Questo non ci fermerà. Morivo, ma non di sete. Sì, togliamolo questo, attacchiamo. Sì. Mi pare una buona idea. Attiviamo caso e via. Ok, mazzo mid si è visto in questo metagame. Bah, sì, Golgari, Esper, voglia. È pieno di mazzi mid. Ah, lei blocca. Giochi di main and festivities. Giochi di main and the festivities. Ok, fai tanti danni adesso, ok. Si spacca artefatto. No. Non si spacca artefatto. Non ti spacchi artefatto. Vediamo che fa qui, va. Beh, devo farlo a sto punto. Volevo fare un'altra cosa, però farò questa. Volevo fare Mirex e spaccarmi Mirex, ma no. Ci spacchiamo questo. Cioè, se ha fatto così... Se ha fatto così, esatto. End festivities, assolutamente sì. Barrage, assolutamente sì. Blow, due vite, cose, ma... Destroy Evil, toglie incantesimo. Solo che... questi non li posso non giocare. Io almeno un Destroy Evil lo voglio.
ha segnato del Real? Ragazzi, on the draw, con una terra. Mi diedero del pazzo. Ah, Carvajal. Mi diedero del pazzo. On the draw, con una terra. Minchia, se c'ha festivities qua andiamo su Plutone. Se no, però, abbiamo partenza God. Diciamo che Bellingham qualche gol ha fatto quest'anno, no? Ti prego, top deck di End Festivities, ti prego. Ok. Questa devo togliere. Questa devo togliere. Per forza. Anche perché qua adesso diventerà la gara a chi trova prima End Festivities, quindi quella va tolta. Comunque Ancelotti è il più fortunato allenatore della storia, eh. Tutti insultavano Allegri. Comunque, io ho intenzione, cioè in realtà già esiste, di aprire un secondo canale YouTube in cui parlerò di tutto tranne che di Magic, perché io sono anche un appassionato di calcio, di libri. Quindi in quel canale vorrei parlare molto di calcio. Poi devo decidere ancora bene. Comunque vi farò sapere in caso se vi può interessare come cosa. Sempre con Ruggicus. Avevo pensato questa cosa qui. Non so se vi potrà interessare. Fantacalcio, io sono uno che gioca parecchio pure al Fantacalcio. Ma tu quindi mi stai dicendo che... Io posso fare questa cosa qui? Cioè, mi stai comunicando che posso fare questa cosa qui? Peccato che sarà End the Festivities persa. Però mi rimangono 2-4-4. Però non mi avete risposto se sareste interessati alla cosa o no. Vabbè, qua mi si chiude la vena. C'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qua giriamo tutto. Qua onestamente giriamo tutto. E qua giriamo tutto. Qua giriamo tutto. E se vuole fa i calcoli, li fa lui. Testiamogli anche. Possiamo anche fare la recensione agli OnlyFans. Esattamente sì. Mi pare che... Cioè, pare l'Ital, caro. Non è bloccato neanche una. 4-0. Con Convoke un 5-0 e un 4-0, cioè quindi siamo per adesso 9-1 complessivamente, c'è cioè una win rate alla Mengucci. Intanto 4-0, così. Che generi piacciono a te? A me piace più romanzi storici, geopolitici.
Ah sì, ma l'idea è di farlo, cioè l'idea è proprio di fare una cosa al cazzeggio. Salutiamo. La tengo, ma sarebbe da non tenere. Steven King, io c'ho sul comodino Hit in questo momento. Un altro convoco, va bene. Però non fa cavaliere di follow-up. Allora, noi facciamo una cosa qui. Voglio fare scry subito. Quindi lo metto adesso, facciamo scry. Sì, cavaliere, sì. Decisamente sì. Decisamente va bene. Ah, ok, Burp, tu sei di quel genere lì, Dostoevsky, eccetera, eccetera. No, quelle cose a me. Ah, ma a lui le si è chiusa la vena? Si è chiusa la vena a lui? Ha vinto? Cioè, se non gioco bene, ha vinto? Allora, perché se ha dare rapidità ha vinto. Perché io ho un blocco, sono 8, 9, no, non ha vinto. Cioè, deve avere esattamente quello. No, non ha vinto. E visto che non ha vinto, facciamo così. Tengo in blocco questo, però. No, vabbè, qua tanto mettiamo tutto. Sì. Vai. Un sacco di boros, esatto. Qua perdiamo con pezzo. Ok. Ok, il dare rapidità c'è. Allora, te lo dico, caro, devi stare molto attento adesso tu. Lui ha quattro blocchi. No, non è mai lethal. Non è mai lethal. Ma deve tipo bloccare con tutto, no? Io qui andrei safe. Io qui andrei safe. Sì, decisamente sì. Posso attaccare con tre creature qui? Ho cinque blocchi, sì, posso attaccare. E lo devo fare, secondo me. Però lo devo fare. Sì, lo devo fare, secondo me. Così flippo questo. E tappiamo l'ital per dopo. Ho cinque blocchi, eh. Vabbè, sì, stralital qui. Qui stralital, no? Penso di sì. Ah, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. No, stralital niente. Oh, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 3. Attaccando con tutto, questi diventano
9 danni. Questo sono 3 danni. Non è lethal. Non è lethal. Non è lethal. Non perde tutto, perché può far passare della roba. Non ho fatto terra. C'ho 2 danni qua, va. Chi sono questi net decker? Qua dobbiamo, cioè, dato che non abbiamo fretta, visto che vinciamo il turno dopo, in caso, e visto che lui sta facendo questa cosa, caso va bene. Cioè, sì. Ciao, The Warlock of Magic. Ciao, ciao, caro. Grazie mille per il raid. Grazie, grazie, caro. Allora, qui facciamo lui. Facciamo lui. Qua è l'Ital, no? Sono 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, è l'Ital. È lethal. C'è pure il Battlecry. C'è pure il Battlecry. Di che torneo, caro? Eh già. Allora, on the draw. End festivities. Barrage. L'abbiamo detto. Destroy Evil. Uno frontliner via qua, abbasso una, abbasserei un evangelista, un recruiter, e come prima che non so, ah, tolgo una terra, non detto, tolgo una terra. Ah, ok, caro. Barrage contro cavaliere. Questa non è una grandissima mano, però non voglio malligare. Siamo già al 30% qua, ve lo dico. Non hai terra? Trovata adesso. Ha saltato un turno di terra lui, eh. Ha saltato un turno di terra. Togliamo lui. Vai. Barrage toglie anche lui, capito? Barrage è forte. Vai. End the festivities. Vabbè, andiamo a G3, dai. Andiamo serenamente a G3 qua. Questa è bella, bella questa. Questa è bella, mi è piaciuta.
Mi è piaciuta. Vediamo che fa. Terra qui non è proprio il top. Vai. Lui sta giocando bene. Andiamo a 9. Cioè andiamo a 3. No, a 3, a 5. Posso fare uno scry? No. Dammi il caso, va. Non è il caso. Non è il caso. Questo devo giocare. Questo si deve giocare. Vai, se non perdiamo adesso. Allora, di perdere adesso deve succedere cose strane. Allora, aspetta un attimo. Lui ha due blocchi. Quindi passano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 off. 1 off. Siamo 1 off. Contiamo meglio. Sono 4. Questo lo blocca. Questo lo blocca e questo lo blocca. Quindi cosa passano? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Noi siamo. No, che sbaglia a bloccare, è pazzo. Abbiamo pure il bloccante per il volante. Tre segnalini, un, due, tre, sono tanti, eh. E con tre segnalini comunque non è l'Ital. Io dannetto glielo faccio. Io il dannetto glielo faccio. Il dannetto tattico glielo faccio. E Clary Board, non Clero Board. Non li perde tutti i pezzi lui se blocca bene. Vince poi i back. Se Cleravo Board, lui non è costretto a bloccare con 4-4. Ok, questo va bene. Lui ha 5 blocchi, sta contando.
Sta capendo se può attaccare con tre. Devo bloccarne un'altra perché se no muoio da coso. Quindi devo fare così. Perché se no muoio da Epicuro. Se attacco con tutto passano 2, allora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Non è mai lethal, non è ancora lethal. Metti le pedine, che pedine. Facciamo 5 blocchi. Ok, uno, due, quattro blocchi, lasciamo così. Facciamo così, va. Cerca caso lui qui. Ciao Morde, caro. E questi li abbiamo visti. Caso? Ah no, ca convoca. Convoca, convoca. No, gonfia quello. Gonfia quello. Perché, vabbè, se però... Allora, non posso attaccare con questo perché esiste uno scenario in cui lui vince. Quindi qua si passa. End Festivities mi manda su Plutone, eh. Minchia, cioè, Ancelotti ormai... Ok, lì si è chiusa la vena.
Lì si è chiusa la vena. Allora sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne passano. È Stralital perché ho Battlecry. Ho Battlecry, quindi contiamo meglio. Sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne passano 6 con Battlecry, quindi è Lital. Un Pokémon leggendario. Dici Mordo è un Pokémon leggendario. Non sa contare? Ragazzi, con Domain. Cioè, con Convoke ho fatto due run, tutte e due 5. Finché avevo detto faccio un'ultima run e poi vado a letto presto, e però la run dura 2 ore. Allora, lui è 5-0, sarà domain pure lui, secondo me. Detto ciò, è un keep. È che durano. Ah, vedi, Golgari. Golgari main deck. Non so se ha delle wrap, ragazzi. Questa cosa è rilevante. Si prenderà un cutdown questo. Però se non se lo prende, posso gonfiarlo e attaccare per due. Cavalieri. Ma questo si prenderà, penso, lui. Se non ha wrap main deck in G1. Ce la giochiamo. G2 diventa difficile, secondo me. Dica che questo qui è quello che voglio adesso. Jinx di main diventerebbe un problema. Devo. Ok, questa cosa l'accettiamo. Questa cosa l'accettiamo. Se fa Jinx, ovviamente fra 2 turni siamo morti. Allora, qua è da pensarci bene a cosa fare. Una Warden sicuramente. Però anche pescare non mi dispiace. Quindi prendiamo esperto. Con Jinx siamo comunque schienati. Ok, sarebbe bello togliere questo. Vabbè, a sto punto lo faccio, cioè mi gonfio lui il più possibile, tiro almeno lui fuori da Jinx. Questo me l'accollo. Vai. Se attacco mi brattano. Se attacco però non pesca. Attacco. Ok, vabbè, blocca. Credo abbia Jinx Command. Credo abbia Jinx Command, allora. Se ha Jinx Command ho perso 100%. Perché cavaliere non serve a nulla.
Perché fa spacca pezzo più grosso, togli la 2 in meno. Lo blocco mi sa tanto di Jinx Command. Prego. Usiamolo. Ci portiamo avanti una pescata. Se non fosse che perderò, interessante. Vabbè, però in realtà non è detto che perdo. L'avrebbe fatto Jinx Command, secondo me. Secondo me Jinx Command l'avrebbe fatto. Allora, sono 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 off. 2 off, maledizione, 2 off. Contiamo meglio. Sono... Allora, 5 più 3, 8. 9, 10, 11, 12, 14, 15. No. E allora facciamo così. Io questo lo gioco. Tanto ci lascia pezzo, vabbè. Ok. Mi pare l'Ital, no? Mi pagano più 19 danni, o sbaglio? No, 20 se blocca 2, no. Ciao caro, ciao 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 ciao. Allora, Golgari mid, mettiamo una frenzy. Questo non serve. Un Golbakan. Ma c'è una serie di vratte, guarda. Grande, grande, morde. Evangelista, secondo me, non lo so, un po' così. Ma on the draw, continuiamo con on the draw, abbassiamo una terra. L'abbiamo fatto fino adesso. È andata bene. Continuiamo il piano on the draw, abbassiamo una terra. Mano potenzialmente interessante. Facciamo come prima. Vai.
Minchia, Path of Peril per due creature? Shieldred. Realtà faccio così adesso. Vai. Preacher. Al posto suo io attacco. Queste li prendo. Peccato che avratta, però. No, non doveva missare qua, peccato. E togliere l'evangelista perché sennò un po' di danni dopo ci sono, eh. Ok, non hai fratta. No, non è mai lethal. Purtroppo non è mai lethal. A tre blocchi, no, mai lita questa. Vai. Gliela facciamo adesso, gli facciamo danni. Eh no, perché sono 1, sono 5, passano 1, allora ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, passano 4, che sono 3, 3, passano. Non è lethal, non è lethal, lo sono, il più 2 in realtà. Passano 3, 6, 9, 12, passano 12. Passano 12. Non basta. Purtroppo non basta.
Purtroppo non basta. Vai. Se non fa Jinx Command, un altro turno sopravviviamo. E che li vuoi dire? Fatto fail. Giustissimo così in realtà. No, infatti io ho detto speriamo non Jinx Command, infatti mi ha ascoltato. Jinx Command non l'ha fatto. E qua pesca, va a 22, mi sa che andiamo a G3. Andiamo serenamente a G3 qui. Sì, cioè, figurati. Non ha senso non prendere. Vabbè, a meno che non esce una carta, vinci la partita, mi sa che. Su. Un turno fa devi uscire tu. Un turno fa. Una 1 palla al centro. Dolore. La faccio, c'è invasione di Golbakan, dai, sti cazzi, la tengo. La tengo, la tengo. Serve un artefatto. Però abbiamo diverse che ce le metto. Qui ha ammallicato però, eh. Il grande Motu Matsukata. Terra tappata. Terra tappata. Non vuole il Preacher. Non vuole il Preacher. Allora, Path of Peril costa 3. E noi abbiamo Golbakan da giocare turno dopo, quindi. Dai. Missato. Si prende Golbakan. Vabbè, gonfiamo tutto, spacchiamo pipistrello, vediamo che succede. Turno dopo, si prende. Ci fa Path of Peril. Ah, qua sta pensando se prendere Golbakan o caso. Davvero? Oddio, anche questo, però, se facciamo terra non è lethal. Dobbiamo fare questo. Non abbiamo scelta qui. Si flippa tutto. Farà Path of Peril, non ci toglie il 4-4. Path of Peril, se no avrebbe concesso. Vediamo che hai, va.
Quindi bloccanti ce li ha 5. Aspetta. Se la matematica non mi inganna, se la matematica non mi inganna, non la possiamo tenere. Questa non la possiamo tenere. Questa la dobbiamo tenere perché sennò andiamo troppo bassi e quindi questa la teniamo. Speriamo di beccare. Dobbiamo beccare uno che fa artefatti. Potrei anche pensare di concederla, eh? Così non facciamo vedere che mazzo abbiamo. No, no, dai. Un fratello. Mi pare lui sia partito meglio però, così a naso. Lasciamoli il dubbio su cosa posso giocare, va. No, facciamo così. Destroy Evil sì, togliamo Barrage. Vai. Abbiamo concesso perché ho dovuto mallicare e tenere una mano comunque brutta a 5. Magari non sa che giochiamo e quindi. Questo è un keep. Non è la partenza god, però.
Epicuro. Ne abbiamo già uno e preferirei altro. Vai. Tipo terra, non sarebbe male. Si spacca i pezzi? Non si spacca i pezzi. Preferivo fare scry qua, anche se poteva stare anche flippare il coso, però con la mano che ho preferivo fare scry. Bottom, cerca. Ok, caso sul 2. È bruttino sto caso però. Oh, vamos. Final game del final boss. Abbiamo fatto mezzanotte anche oggi, iniziando a streamare alle 7, maledizione. Sappiamo che End of Festivities contro di lui è buona. Sì, infatti. Ma domani comunque io voglio fare le mie cose. C'ho da fare comunque domani. Però, quell'End of Festivities potrebbe essere importante. Chissà se Hypnos è tra noi, non credo. Non sono così famoso. Ok, Vai. Sì, ma Lega 5 ci piace, ma non è detto. L'ho fatto anch'io prima, vediamo. Se tipo adesso. No, ok. Bottom. Ok. Allora, in realtà è meglio di terra questo, però.
In realtà la tengo perché posso fare caso più questa turno dopo. Allora, se io tolgo lui adesso, però potrebbe top deckare coso. Però non può fare. Cioè, il discorso è che se tolgo lui non può togliermi con il caso questa qui, capito? Però. Io la faccio. Così non può togliermi con il caso il 2-3. Abbiamo giocato intorno a quella cosa lì. Vai. Tengo in blocco. Questo vola, purtroppo. Penso ci casca. Vai. Ho sbagliato, tra l'altro, avrei dovuto farlo prima. Qui pesca, cerca terra. Allora, sono 5, 8, 9, 10, 11, 12.
Non è l'Ital. Madonna, che partita questa, Madonna. Che partita questa.